Era il periodo dei mondiali. Quali? Io mi imboscavo. No, non mi ricordo. No, però mi facevano in Italia. Forse Italia 90. E servivano le bande per fare musica negli stadi, per fare i vini nazionali. E quindi praticamente ci presero a tutti quelli che facevano le queste bande così improvvisate. Ci fecero andare a Roma a fare un colloquio parlato e anche di musica. Quindi a me mi misero sopra un anfiteatro l'ultimo posto con rullante, perché io sono il rullante, perché era la cosa più facile da portare. Questa spasa di generale, tutte spalline. No, era una cosa seria, perché cercavano una banda, cioè, proprio di gente seria, no? Che dovevano fare gli nazionali. E quindi uno da laggiù, io stavo da là, e mi disse: allora mi faccia sentire un rullo a due. E dice, io sapevo ovviamente come era il rullo a due, però non avevo nessun maneggio. E quindi uscì questa specie di samba. E il tipo da sotto schifatissimo, basta, brasiliano. Nino brasiliano è tuo. Poi per gli altri inni chiamiamola. E insomma, sto super generale, proprio ho detto. Beh, io... via, via, via. Grazie. A lezione con Mario Mazzaro, qui siamo in casa Officine Percussive, io sono Enrico Del Gaudio e ho il compito di stimolare Mario Mazzaro in questa lezione per batteristi. Mario è in realtà un grandissimo amico mio da diversi lustri. Tempi in memory. Però lasciamo passare questo aspetto, non è che stai qua perché sei amico mio, perché è uno dei, secondo me, dei più validi bassisti che abbiamo qua a Napoli. Prima di passare la parola a Mario, volevo dire che potete trovare tutte le notizie su di lui e su tutto il suo curriculum, in realtà non le trovate, dovete proprio acchiappare sulla pagina Facebook Mario Mazzaro, punto niente, perché no, pagina Facebook proprio. Bisogna avere uno strumento ottimo, insomma, di quelli là top level, così, però poi fondamentalmente lo strumento te lo fai da solo,
in realtà. E infatti volevo farvi vedere un piccolo accorgimento. Lui l'ha tolto dalla testa di sua moglie. Sì, esatto. E l'ha messo qua. Sì, esattamente. E perché? Questa è una molla, ma volgarissima molla per capelli. Credo che ci sia un oggetto fatto apposta per tutti i bassisti che vogliano, diciamo, fare uso di questa cosa. Però francamente non so come si chiama e non ho mai visto, credo che ci sia anche in Italia, però non so esattamente come si chiama. Io mi sono arrangiato da buon napoletano, ho pensato e di... Qual è la particolarità? La particolarità è questa, che stoppa il suono, quindi praticamente il suono ha un suo decadimento, una sua durata, eccetera, eccetera, però è leggermente stoppato. Ma io amo... Cioè non ha un attacco prepotente. Non ha un attacco prepotente. E poi soprattutto quando si suona, si fanno delle cose un po', per esempio tipo lo slap, che ne so, che uno si muove con le corde, è facile che il resto delle corde vibri. E quindi si crea un po' questo effetto. Vabbè, qua una cosa anche in registrazione che dà fastidio, Questo accorgimento qua non fa sì che questa cosa non accada, quindi ha sia una qualità sonora particolare e sia una qualità tecnica. Io, scusami, sì. Io sul discorso delle sordine sono un po' fissato, infatti qui ho anche un'altra sordina in effetti, che è un pezzo di gomma proprio tagliato artigiano in truce, handmade, e messo qui sotto. Questo è un altro accorgimento che anche lui stoppa il suono e ti crea il tuo suono particolare, crea, cioè, un suono particolare, crea più attacco e poi c'ha una compressione un po' una compressione naturale, diciamo. Questo è un libro che nasce, diciamo, per caso, una raccolta di groove di basso, in stile funk ovviamente, con i quali io facevo studiare alcuni allievi. Questi allievi praticamente a un certo punto hanno detto: ma io perché non me li scrivi, mi sono scordato quella parte, oppure sarebbe bello suonarli con la batteria, con una base, perché non fai la base? E l'ultima di queste cose è stata: ma perché non fai un libro, li raccogli tutti quanti e fai e basta. E quando mi è stata detta questa cosa, io mi si è accesa la lampadina, ho detto: voglio fare questa cosa perché mi interessa. Quindi molto. È sempre un quindi lavoro, nasce sul campo, però. Nasce da una necessità. Sì, sì, sì. Però
la cosa che mi ha colpito subito è che tu subito hai posto l'accento su basse batterie direttamente. Assolutamente. In realtà qua le basi che sentirete su questo libro sono in realtà anche sezioni ritmiche molto articolate, no? Con tastiere, chitarre, alcuni solamente con i groove di batteria. E la particolarità è che io questo libro lo posso usare anche con i miei allievi di batteria, perché l'abbiamo dimostrato, i groove si suonano. Sì. Anche, e oggi soprattutto si suona molto suonando su cose preregistrate. Sì, è una prassi che è nata forse negli anni 80, credo, non lo so, almeno a mia memoria. Diciamo proprio un batterista che suona su un'altra batteria già registrata è una cosa che io ho ascoltato nell'Easy Jazz negli anni 80 inglese. E all'epoca era una cosa che mi piacque, era carina. Poi è stata portata anche nel pop, anche sì, adesso è Sting, con l'aiuto con Sting, utilizzata su tanti tipi di linguaggi musicali. Assolutamente. Qui avete la possibilità o di escludere tipo Ebersold la parte di batteria e suonare insieme alle tastiere, la chitarra e il basso, oppure il basso, e quindi suonare sia il bassista che il batterista possono esercitarsi, diciamo, separatamente per poi unirsi e provare insieme i groove, che poi è il momento più importante per capire, diciamo, delle situazioni che possono nascere appunto dall'incontro con la musica suonata, no? Dalla musica suonata. Perfetto, allora la domanda è questa: dal momento che tu adesso oggi ti trovi in territorio batteristico, ricordiamo sempre che siamo su Officine Percussive, allora come consiglieresti, dal momento che tu hai bassisti, già lo consigli normalmente come fare a studiare, come consiglieresti l'approccio a un lavoro del genere per un batterista? Io consiglio di essere meticolosi, nel senso che i groove di per sé non sono complicatissimi, anche se partono dai primi, che sono quelli che abbiamo suonato, fino ad arrivare ad alcuni un po' più complessi. Diciamo, sono circa 23, 24, adesso non mi ricordo, per cui c'è una gradazione. Sia per il bassista che per il batterista è importante ascoltare con attenzione e con calma più di una volta questi groove. Per il batterista magari trascriversi i movimenti principali, che possono essere quelli della cassa e del rullante, e cercare di suonare quanto più tempo è possibile sulle basi e con il proprio bassista, senza necessariamente dover diciamo interrompere il groove con stacchi, con fill. Cioè, questa credo che è una cosa che venga dopo. La cosa più importante per entrare, secondo me, per entrare nel groove fondamentalmente è quella di suonare sempre la stessa cosa con la stessa intensità. Diciamo, questa è la cosa più forse difficile da fare. Che è la stessa cosa che fai fare ai bassisti. Che è la stessa cosa che faccio fare ai bassisti. Quindi la sezione ritmica vive delle stesse. Quando mi capita di fare una jam session, oppure quando ho a che fare con un batterista bravo o meno bravo, anche principiante, in qualche determinata situazione, qualunque essa sia, la cosa che noto spesso, non sempre, però noto spesso, è che questi batteristi cercano di fare delle cose che normalmente non sanno fare.
E questa è una cosa che un po' mi spiazza, perché per loro è importante probabilmente dimostrare che sanno fare una cosa che però non sanno fare ancora bene, per esempio. Però io questo fatto non lo so, cioè io quando incontro un batterista, io non so lui che cosa sta studiando, e quindi prendo per buono quello che lui cerca di suonare. E questa cosa, diciamo, me ne sono accorto un po' per caso, perché non riuscivo bene a capire sempre la dinamica di questo fatto, no? Per cui sentivo magari un batterista che all'inizio suonava malissimo, poi dopo si scioglieva, iniziava a suonare le cose che sapeva fare e suonava bene. Quindi dicevo, ma allora questo va a suonare bene, non fa suonare. Allora, quindi la prima cosa che consiglierei, diciamo, proprio così in mente di fare ai batteristi è quello di suonare le cose che soprattutto in jam session oppure in situazioni nuove dove c'è un incontro con altri musicisti nuovi che non si sono mai visti o visti poco oppure ascoltati e mai con i quali non si è mai suonato insieme, è proprio quella di relazionarsi con questi musicisti portando sul palco ciò che si sa fare bene. Allora, io sono contento quando c'è un batterista che sa fare bene la duina. È preciso a fare la duina e fa la duina e io posso suonare sulla duina e suoniamo insieme una bellezza. Perfetto, Mario, hai scoperchiato proprio un pentolone che è proprio quello, insomma, sei andato subito al dunque. Quello che io di solito dico a lezione, ma nei vari incontri, cioè, secondo me non esiste, al di là dei valori tecnici che sono un'altra cosa, poi il batterista bravo da quello meno bravo dipende proprio da questo. Può essere pure che un batterista è più dotato tecnicamente, ha studiato di più, ma si dimostra meno bravo in quanto ha meno intelligenza nell'interpretare quella situazione. Mentre un altro meno dotato tecnicamente, che però ha un groove e si attiene a quello che sa fare, quindi vive la musica, non cerca di dimostrare la musica. Regoletta in mente, oltre a alle cose che si sanno fare più agevolmente, è proprio capire qual è il goal, qual è il centro al quale noi stiamo tirando il dado, no? Questa cosa è un'altra cosa fondamentale che spesso ci sfugge. Cioè succede che praticamente è molto importante capire se io, per esempio, sto in una situazione di musica leggera, come mi devo comportare da bassista di musica leggera? O in una situazione jazzistica, o in una situazione funk, o in un'altra situazione. Questa è una cosa fondamentale. Perché se io faccio il jazzista con Laura Pausini, o faccio Laura Pausini con Charlie Parker, purtroppo non funziona. Quindi sembra un discorso un poco banale, però è fondamentale capire, proprio dirselo, prima di andare a fare il musicista per altri, quindi per il proprio gruppo, il gruppo di un cantante, di una situazione che ti chiama, capire chi ti ha chiamato, E che cosa che, qual è la strada che vuole intraprendere quel musicista che ti ha chiamato. Quindi è molto importante questo per capire, a volte anche addirittura la scelta dello strumento, no? La cosa che dicevamo prima. Cioè, se io ho uno strumento che ha un suono particolare per fare il funk, per fare la fusion, se vado a fare rock, purtroppo, probabilmente, forse non funzionerà. A meno che io non abbia una personalità talmente evidente che questa cosa la posso esportare in qualsiasi ambito, no? Però è una cosa da prendere veramente molto con le pinze. facendo il caso che a te serve un batterista, quindi l'apporto
non è per come si presenta, per lo strumento, per qua, ma il suono, il timing, il, che si devono essere completamente compatibili. Come giustamente dicevi tu, insomma, non è necessario che siano tutte tutte superstar, no? Certo. I più grandi gruppi in ensemble, anche dal funk, dal jazz, eccetera, il quintetto di Miles era formato da grandi musicisti, però Ron Carter non era certamente un bassista virtuoso, cioè non era uno che tipo Stretenersen. È diventato un marchio di fabbrica. Esatto, per il suono, per il timing, per altre cose. Per altre cose, ma certamente non per le scale veloci che faceva. Insomma. Quindi voglio dire, all'interno di quella squadra, concepire il gruppo come una squadra, no? All'interno di quella squadra il terzino deve fare il terzino. Se tutti quanti vogliamo fare gli attaccanti, alla fine la squadra è sbilanciata. E quindi arriviamo al dunque. Suonare è un gioco di squadra. Assolutamente. Quindi l'ego personale alle volte guasta. Guasta sia musicalmente che umanamente. Una cosa che io alla quale stare attento per scegliere un batterista, specialmente se dovessi andare in tournée, è anche il carattere, anche l'affinità, diciamo non fondamentale, però è una cosa importante, perché come sappiamo nelle tournée la parte musicale poi è la minima, no? E poi c'è la c'è tutto la il vita, pomeriggio, tutta cioè, la vita. È proprio una convivenza, nel è quasi pullman, un matrimonio. Nel furgone, nell'albergo, eccetera, eccetera. Quindi, è un matrimonio in realtà. Avere un musicista... personaggio un po' nervoso appresso dopo 3 giorni. Magari bravissimo. Cioè, io ho assistito a personaggi veramente eccezionali musicalmente che non sono stati presi per via del carattere. Ma per carità, ognuno c'ha il suo carattere, non lo sto giudicando nessuno, però... È chiaro che se uno, insomma, poi rompe, alla fine dopo sarai pure bravo, però rompi. E quindi, mi dispiace, prendiamo uno meno bravo di te che non rompe. È tutto fila liscio, perché poi fondamentalmente l'importante nella vita è essere felici. Sì, poi suonare bene, tutto qua. Però prima di tutto siamo felici. Ok, allora con queste parole salutiamo Mario Mazzaro. Grazie. Lo ringraziamo. Grazie a te. Del piacere e della... e della disponibilità. Grazie. Di questa giornata. Vogliamo dire che Mario è molto impegnato sotto il profilo anche dei seminari e le cose, troverete le notizie sulla sua pagina Facebook. Grazie a tutti, grazie a Mario e alla prossima. We'll be right back.
Thank you.